schiacciarci con quell'auto blindata. Forza! Possiamo batterlo! Facce, amico. Radunava gli uomini di Harvey e li faceva giocare al portaombrelli. Che roba è? Dovevano stare perfettamente immobili, ok? Con l'ombrello del pinguino appeso alla bocca, e se qualcuno lo faceva cadere, lui lo usava per picchiarlo a morte. Guarda la tua città, abbandonata da chi è fuggito terrorizzato, distrutta da chi non aveva dove andare. C'è un pazzo che incatena i cadaveri. Che schifo. Andiamo a vedere. Salve, detective! Sì, sono io, la tua nemesi più temibile, l'enigmista. Congratulazioni, te le devo. Sei arrivato in anticipo per la nuova generazione dei miei enigmi. Temo che i dettagli del mio piano dovranno rimanere segreti, almeno per il momento. Ma non vedo nulla di male nel premiare quell'innocuo barlume di iniziativa che hai mostrato con uno sbirciatino o un'anteprima, se vuoi, dei simpatici rompicapi che ho in serbo per te. Passiamo brevemente le regole per i divertimenti di questa notte. Regola prima, ti rivolgerai a me. Cosa? Come hai risolto il mio primissimo enigma? Bravo, bravo, bravo. Benvenuto al mio autodromo personale. In questa prova dovrai completare 3 tracciati, ciascuno prima dello scadere del tempo limite. Andiamo, detective. Mettiamo alla prova quella tua grottesca ego mobile. Preparati, Batman. Per superare la prova non basterà andare super veloce.
tic-tac, detective, tic-tac. Sbrigati, detective. Avrai possibilità leggermente superiori se ti decidi a iniziare. Lento, detective, ce la fa anche un idiota senza cronometro. Se sei abbastanza vanaglorioso da ritentare l'impresa, Cavaliere Oscuro, dovrai trascinarti fino all'inizio del percorso. Uscire non serve. Il piano dell'enigmista include l'auto. E comunque, fallisci quanto ti pare. Di umore.
superiori se ti decidi a iniziare. Un fallimento perfettamente prevedibile. Forza, detective, anche una scimmia ammaestrata ci riuscirebbe. Se la ammaestrassi io, naturalmente. Se sei abbastanza vanaglorioso da ritentare l'impresa, Cavaliere Oscuro, dovrai trascinarti fino all'inizio del percorso. Sono un po' deluso. Pensavo che avresti provato qualche volta in più prima di ammettere la sconfitta. Notizie dall'interno? Niente.